introduciamo adesso il prossimo autore, che è Rousseau. Siamo nella Francia del 1700, Rousseau nasce nel 1712 e muore nel 1778. Siamo nello Stato che più di ogni altro in Europa incarna il modello assolutistico in realtà descritto da Hobbes. Considerate, la Francia del 1700 è la superpotenza mondiale. Ma oltre a essere questa superpotenza mondiale, è anche un paese ricco di contraddizioni. È un paese ricchissimo, con una nobiltà e un clero che però sono sempre più distanti dalle esigenze di un nuovo gruppo sociale emergente che di qui a breve farà scoppiare la Rivoluzione Francese, che sarà quello del cosiddetto Terzo Stato, quello che oggi comunemente chiameremo borghesia. D'accordo? Dunque, Rousseau è un contrattualista, anche lui, similmente a Hobbes, e similmente a Hobbes parte dallo stato di natura. Il suo ragionamento si fonda sull'interpretazione dell'uomo alle origini. Però, nonostante ciò, è un illuminista, anche se è un illuminista un po' strano, perché è un illuminista che più che guardare avanti, più che rifarsi con ottimismo a prospettive future, in realtà lui guarda indietro. Quella di Rousseau potrebbe quasi sembrare una prospettiva classica, o quantomeno lui si rifà al mito romantico del buon selvaggio. Perché Rousseau è un nostalgico, da un certo punto di vista. Guarda al passato immaginando un tempo perduto in cui l'uomo viveva in uno stato edenico, Però nello stesso tempo è evidentemente esaltato dalla spiritualità moderna, per cui diciamo è un illuminista, sì, ma è un illuminista un po' strano, sui generis diremo noi oggi. Perché dal suo punto di vista il progresso delle scienze, il progresso delle arti, non ha favorito l'umanità, ma l'ha portato invece a una corruzione. Ecco perché illuminista sui generis. Però, a differenza di altri, questa corruzione è una corruzione ormai andata, cioè è fatta, non si può più rimediare. Cioè questo stato edenico è perduto. L'essere umano aveva una sua intrinseca meravigliosa moralità, ormai è corrotto, quindi si tratta di lavorare col materiale umano che c'è. Il richiamo allo stato di natura, se vogliamo, è l'utopia di Rousseau. È rifarsi a questo mito antico in cui l'essere umano conserva una purezza e questa purezza deve essere riportata alla memoria oggi. Quindi in questo senso è un richiamo utopico. Rousseau parla ai suoi contemporanei e dice: guardate che noi non siamo così, di nostra natura saremmo migliori di così, è che il progresso ci sta rovinando. Bisogna in qualche maniera tornare a vivere in quell'Eden, e forse è anche possibile. Tramite cosa però? Tramite quale percorso? Ecco, tramite degli strumenti moderni. Cioè non si ritorna a quello stato di natura con un regresso dal punto di vista sociale, tecnologico e quant'altro, ma con un progresso. Per andare indietro bisogna andare più avanti. Ok? È l'opposto di Hobbes. Hobbes diceva che l'uomo allo stato di natura era una bestia, era un lupo. Rousseau dice che l'uomo allo stato di natura è un essere buono. È l'opposto
Eppure è simile. Perché? Perché entrambi vogliono risolvere le tensioni sociali che sono in atto nel proprio tempo. Entrambi si rendono conto che c'è qualcosa che non quadra in quello che stiamo vivendo, entrambi si richiamano a uno stato di natura, lo interpretano in maniera opposta, ma entrambi hanno comunque un fine simile: riportare l'uguaglianza. Ora, in Hobbes, l'uguaglianza dello stato di natura era un'uguaglianza bestiale. In Rousseau, l'uguaglianza dello stato di natura è un'uguaglianza edenica, dell'Eden, no? Entrambi si rendono conto che c'è qualcosa che non quadra in quello che lo vivono e propongono una soluzione di natura costituzionale, di natura di ingegneria costituzionale, no? Una riforma della struttura dello Stato affinché quest'uguaglianza possa essere rimessa in piedi nel miglior modo possibile, garantendo la giustizia sociale. Tutte e due hanno in mente questo. Certo, con dovute differenze che adesso vediamo. Dove nasce il problema in Hobbes? In Hobbes nasce dal fatto che l'uomo lupo, se libero, entra in conflitto. Nella conflittualità mette a rischio la propria vita, quindi deve essere messo in catene. Queste catene devono essere uguali per tutti quanti. Perché? Perché se io faccio ingiustizia, qualcuno si ribellerà dall'ingiustizia e questo fa ripartire di nuovo il meccanismo violento. In Rousseau, per continuare a vedere questo parallelismo, abbiamo qualche cosa di simile e qualche cosa di dissimile. Rousseau dice: l'uomo nasce libero uguale, ma ovunque è in catene. L'uomo è in catene, quindi nasce, c'è un libero uguale iniziale, sì, però ovunque io lo vedo in catene. Quindi l'uomo naturale di Rousseau, se vogliamo, è quasi antecedente a quello di Hobbes. All'inizio proprio l'uomo nasceva libero uguale, però poi ovunque si è ritrovato in catene. E cosa sono queste catene? Sono le ingiustizie sociali. Le ingiustizie sociali causano delle gerarchie. Queste gerarchie sono inevitabilmente delle catene per i più. In realtà, nella logica di Rousseau, sono delle catene anche per gli schiavisti, se vogliamo, anche lo schiavista, la parola è sbagliata, ma per intenderci, anche lo schiavista in realtà è in catene, nonostante abbia una posizione di potere, lui è uno schiavo stesso del potere, ok? Però queste catene in qualche maniera sono da sciogliere. Se noi sciogliamo le catene, cambiando l'organizzazione dello Stato, rendiamo tutti quanti liberi, allora finalmente riavremo l'uomo anche uguale, riavremo tutti quanti in uguaglianza. Quindi per Hobbes, per ottenere l'uguaglianza, tu devi legare tutti quanti. L'uguaglianza e la pace. Per Rousseau, l'opposto. Devi slegare da queste catene per avere l'uguaglianza e la libertà, in realtà, nel suo caso. Ora, interessantissimo. Quindi abbiamo dei meccanismi sociali che hanno causato un'ingiustizia. Il principale di questi meccanismi sociali che ha causato l'ingiustizia è la proprietà privata. La proprietà privata è il fondamento di ogni ingiustizia. Perché tramite la proprietà privata qualcuno ha di più, qualcuno ha di meno. Chi ha di più avrà più potere, schiavizzerà quelli che hanno di meno, e quelli che hanno di meno sono evidentemente oppressi, però in realtà anche l'oppressore sotto sotto è schiavo del suo stesso potere. Quindi questa potrebbe sembrare ulteriormente una logica utopica. Perché? Perché allora ci deve essere un richiamo alla virtù, cioè anche il dominatore che ha tanta ricchezza in realtà è schiavo di questa stessa ricchezza.
È come diceva Thomas More in Utopia, gli schiavi in catene d'oro. È vero, hai tanto oro, ma in realtà ne sei succube. Qualcos'altro ulteriormente ci fa pensare che Rousseau abbia una sua componente fortemente utopica. Ad esempio, Rousseau scrive Le Mille. Le Mille è un trattato pedagogico. E allora, vedi, per affrontare questo tema dell'ingiustizia sociale, della proprietà che rende schiavi, bisogna lavorare in chiave pedagogica. Sì, sì e no, però, perché? Anzitutto perché L'Émile in realtà è un lavoro sì pedagogico, però non è un vero percorso ascetico che richiama a una libertà intesa come dominio di sé, no? In realtà è un testo molto moralistico, dove la libertà è molto più un, così, un aderire a certi criteri, a certi canoni che lui dà, da un lato. Dall'altro, il tema è che, nonostante sia chiaro che il problema di questo meccanismo sia un problema di fondamento della struttura sociale sulla coscienza individuale, la proprietà privata si poggia sulla coscienza individuale, questa cosa la distorce, il fatto stesso di avere, possedere cose mi distorce e poi crea conseguentemente anche grandi ingiustizie sociali, però è anche vero che la soluzione a questo, per Rousseau, non è L'Émile, lo vedremo a breve, è il contratto sociale. È un nuovo contratto. Cioè, allora cambiamo le regole della società. Cambiando le regole della società, noi risolveremo la questione in forma definitiva. Quindi, sulla coscienza individuale, lui pone una strumentazione operativa che di fatto, come ho detto un secondo fa, è un'ingegneria costituzionale. È un modello attuativo, tecnico, di funzionamento che cambia la natura umana. La cambia, perché non si tratta soltanto di liberarla, si tratta di cambiarla proprio. E questo è l'utopismo in Rousseau. È trasformare il bene comune in un bene collettivo, poi lo vediamo nel dettaglio cosa significa questo, tramite un messaggio educativo, questo è inevitabile, cioè è giustissimo da questo punto di vista, no? Questo messaggio educativo però qual è? È un percorso ascetica di liberazione dal desiderio di possesso? Sì, si tratta di richiedere a ciascuno di liberarsi da quest'ansia di possedere di più? Sì, ma in che maniera? Accettando la volontà generale, cioè obbedendo a un comando che non viene dal Leviatano, come ti direbbe Hobbes, ma viene dalla volontà generale, diventando strumentale a un progetto sociale che è regolato e gestito nella sua totalità. Non è quindi propriamente un richiamo alla libertà, è un richiamo a una liberazione, l'essere umano, quindi a una vocazione alla libertà, ma questa vocazione alla libertà è l'obbedienza alla sovranità generale, al comando della legge. E quindi forse non è poi così dissimile da Hobbes. Bisogna vedere la differenza, allora, fra questa volontà generale e questo Leviatano. E qui questa differenza non è secondaria e non è neanche da banalizzare. Allora, rimettiamo un attimo i pezzi in ordine. Abbiamo una natura umana buona alle origini. Questa natura umana buona è corrotta da dei fattori esogeni. Qualcosa da fuori è venuto e ha tramutato e ha rovinato la natura umana. Cosa sta descrivendo Rousseau? Una sorta di Eden senza Dio. C'è questa natura umana buona, in cui gli uomini nascevano tutti quanti liberi e uguali, bellissimo,
Poi qualcosa di esterno è venuto, ne ha corrotto la natura. Questa cosa esterna è la proprietà privata. Allora la proprietà privata è la nuova mela di Adamo ed Eva. È il nuovo peccato originale, che viene assimilato dalla persona e corrompe la sua natura, e la corrompe in maniera definitiva, ineliminabile. Non è più una concupiscenza. Non è che l'essere umano da quel momento in poi è costantemente tentato dal potere e dalla proprietà. Questa sarebbe concupiscenza. E la concupiscenza lascia sempre un margine di libertà. Tu sei tentato, ma non sei determinato dalla tentazione. Tramite la virtù, in una logica classica, tramite la virtù più la grazia, in una logica cattolica, tramite la grazia, in una logica luterana, tu sei ancora in una potenziale libertà rispetto a questa tentazione. Nel suo caso no. L'uomo nasce libero, uguale, ma ovunque è in catene, ovunque, cioè tutti gli uomini sono in catene, nessuno escluso, nessuno è libero. Quindi sono tutti schiavi. Quindi questo peccato originario della proprietà privata ha distorto la natura una volta per tutta e per tutti, senza nessuna altra possibilità, senza nessuna libertà. Quindi noi abbiamo un uomo schiavo. E questo uomo schiavo, senza alcuna libertà, senza alcuna capacità di poter far bene, e allora di nuovo, non è troppo dissimile dall'uomo lupo di Hobbes, che nel caso di Hobbes è l'uomo schiavo della sua violenza, della sua aggressività animalesca, nel caso di Rousseau è l'uomo schiavo della sua violenza, della sua aggressività dal desiderio del possesso. Vabbè, ma stiamo là. L'uomo che è ovunque in catene, come stato di seconda natura, di natura corrotta di Rousseau, è lo stadio originario dell'uomo di Hobbes. Quindi Rousseau ha creato un antecedente all'uomo di Hobbes. Dopo la proprietà privata, l'uomo è diventato sostanzialmente un lupo, che tenta di sbranare gli altri per avere per sé. E non c'è nessuna libertà. Non c'è nessuna libertà, non c'è nessuna possibilità. Certo, possiamo dopo la proprietà privata. Dopo la proprietà privata, sì. Dopo la proprietà. Homo homini lupus. È una dicitura famosissima, ma è una dicitura terribilmente parziale. Il motto latino non diceva homo homini lupus e basta, diceva homo homini lupus atque deus. Due parole che cambiano completamente il senso, perché cosa significa? Significa che l'uomo, per l'altro uomo, può essere un lupo oppure un dio. Dov'è la differenza? Che cos'è l'uomo lupo? L'uomo lupo è colui che, per dare la vita a se stesso, sacrifica quella dell'altro. Ti mangio per soddisfare il mio bisogno. Danneggio te a vantaggio mio. L'uomo che è un dio per l'altro uomo, nella logica latina, è l'uomo che sacrifica se stesso per dare la vita all'altro. Per dare vantaggio all'altro, danneggia se stesso. Homo homini deus. E quindi, nel motto latino integralmente inteso, io avevo un richiamo morale fondato su un'etica di libertà, che dice, guarda,
che sei di fronte a un bivio. Due sono le vie, se volessimo dire, di da che, due sono le vie. Una è la via della vita e l'altra è la via della morte. Nella via della vita che tu vuoi dare a te stesso, ucciderai l'altro. Nella via della vita che tu vuoi dare all'altro, dovrai sacrificare te stesso. E la situazione è binaria. O dai la tua vita per gli altri, o prenderai la vita degli altri per darla a te stesso. Con la differenza che da una parte sei un dio, dall'altra sei una bestia. Scegli chi vuoi essere. Questa consapevolezza, chiarissima per gli antichi romani, ci fa ad esempio comprendere quel passo evangelico celeberrimo, che si ricorda tipicamente a Pasqua, quando Cristo in croce viene riconosciuto come figlio di Dio dal centurione. Il centurione guarda Cristo in croce e dice: veramente questi era il figlio di Dio. Accade che qualcuno dice: ecco, vedi, improvvisamente il centurione ha avuto l'illuminazione mistica. E lui da romano coglie improvvisamente tutta la storia giudaica, la profezia, la fa in automaticamente sua e ha l'illuminazione dello Spirito Santo. Ecco, ha riconosciuto. Vabbè, per carità, è anche possibile, insomma, le vie dello Spirito Santo saranno infinite. In una logica di fede poi prendiamo un po' quello che ti pare. Ma c'è anche un'altra lettura, forse un po' più fondata, vale a dire che questo centurione romano, che era un centurione, quindi non era proprio l'ultimo degli arrivati, era un centurione, probabilmente conosceva questa etica, questo fondamento etico romano. E quando vede Cristo dare la vita per gli altri, a suo svantaggio, per amore dei suoi, riconosce in questo un Dio. Veramente questi era figlio di Dio. Non scherzava allora. Homo homini Deus. Allora, quando noi abbiamo in Hobbes Homo homini lupus, cosa fa Hobbes? Leva la libertà. L'uomo è solo una bestia, punto. Non crede nella libertà. Non crede nella possibilità di potersi comportare diversamente. Ok? L'analogo lo troviamo in Rousseau. Perché l'uomo non può decidere di rinunciare alla proprietà di sua sponte. Cioè Rousseau sostanzialmente non chiede a Francesco d'Assisi, se vogliamo. Non è possibile che sia esistito Francesco d'Assisi nella logica di Rousseau. Come ha fatto questo a rinunciare alla proprietà? Sapete, Francesco d'Assisi era ricco di famiglia, era uno che poteva diventare molto di più, era uno che stava per diventare molto di più. Da mercante voleva fare il salto di qualità per diventare cavaliere, era un passo gerarchico superiore, dava molto più lustro, perché poi da cavaliere a quel punto potevi organizzare un matrimonio magari con una nobile, trovavi la nobile decaduta che aveva bisogno, quindi c'aveva l'industria paterna, avevi raggiunto il grado di cavaliere per meriti di guerra, ti sposavi con una nobile, pam! E nell'arco di 3 generazioni sei passato da tuo nonno che puliva le scale, il nonno di Francesco d'Assisi era un poveretto, al mercante, al cavaliere, al nobile. Fantastico, sembrerebbe una storia, no? Una storia all'americana proprio, dell'uomo, dell'uomo fa per fortune sue, no? L'uomo che finalmente, no, è riuscito a costruirsi il suo successo, da quello che faceva le botti a quello che diventa il presidente degli Stati Uniti. Kennedy, in questo caso, il nonno faceva le botti e lui il presidente degli Stati Uniti, no? Fantastico, un riscatto sociale. Benissimo, ma Francesco d'Assisi è uno che sta qua a parlare di riscatto sociale. Francesco d'Assisi ha molto di più che il riscatto sociale. È ben oltre, perché il riscatto sociale si sarebbe finito là. D'altronde, quanti conoscono la storia di Angelo d'Assisi? Nessuno. Chi è Angelo d'Assisi? Il fratello piccolo di Francesco. Quello che eredita, quello che avrebbe dovuto prendere Francesco, la porta avanti e basta. Il riscatto sociale. Famosissimo Angelo d'Assisi. E noi invece, qui siamo 8 secoli che ancora parliamo di Francesco d'Assisi, cioè ben più che riscatto sociale. E 8 secoli dopo un pontefice si prende il suo nome. E i francescani hanno cambiato il modo di interpretare la storia, la società, perfino l'economia nel tempo, no? Perché? Perché Francesco d'Assisi fa qualcosa che va ben oltre quello che è un semplice riscatto sociale. D'accordo?
D'accordo? Bene. Nella logica di Rousseau questo è impensabile. Tu sei condannato al tuo peccato originario. Non puoi fare una cosa del genere. Serve una soluzione collettiva. Ecco perché trasforma la logica del bene comune nella logica del bene collettivo. Perché la logica del bene comune è la logica del bene dove ciascuno fa la sua parte. La logica del bene collettivo è la logica del bene dove tutti fanno la propria parte, che è diverso, non è ciascuno in prima persona, ma è tutti insieme fanno questa cosa che ovviamente gli dice chi? Lui, che ha pensato appunto la soluzione definitiva. Inoltre, cos'altro dobbiamo notare di raffinato in Rousseau? Che evidentemente nel mondo c'è abbastanza virtù da non aver bisogno della grazia di Dio. Perché se tramite un nuovo contratto sociale io posso riuscire a redimere tutte queste persone che hanno invece questa distorsione legata alla fame di potere, di possesso, che ha reso tutti quanti schiavi, allora vuol dire che, come dire, c'è già abbastanza grazia nella natura, non c'è bisogno di nessuna salvezza. Dal peccato originale della proprietà, nonostante la corruzione di tutta l'umanità, si è conservata nell'umanità stessa, nella natura, abbastanza virtù, abbastanza grazia, abbastanza amore, se volete, per dirlo in una logica agostiniana, abbastanza amore da poter risalvare l'intera umanità. Quello che era negativo, l'amor proprium per Agostino, diventa positivo per Rousseau. Cioè, in funzione di un amor proprio, quindi per il desiderio di uscire fuori da questa situazione di riscatto, componendo tutto questo desiderio latente in tutti quanti, si riesce a ricostruire la società perfetta. La città di Dio viene resa immanente. Si può fare. E all'interno di una logica di amore esclusivamente mondano, terreno. Non a caso, il laicismo di Rousseau è decisamente incline a una religiosità secolare, a cui si aggiunge una divinità filosofica. Rousseau fa dichiarazione esplicita di credere in questa religiosità secolare e in questa divinità filosofica. Perché? Perché tutto questo è funzionale a un risvolto propositivo in chiave civica.